Il conflitto in Ucraina, allarmi antiaerei per tutto il giorno, Kiev accusa violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Da Bruxelles Meloni ribadisce il supporto dell'Italia a Zelensky. Oltre 23.000 i morti dopo il sisma in Turchia, ma le macerie restituiscono vite umane. Anche oggi numerosi salvataggi. Gravissima la situazione in Siria, già piegata da 12 anni di guerra civile. Il giorno del ricordo, un dolore rimosso quando non negato per il presidente Mattarella, la memoria di 11.000 italiani uccisi nelle foibe, 300.000 costretti ad emigrare. A Sanremo non solo il Festival di Amadeus, in questi giorni la rassegna della canzone cristiana con un messaggio di pace e di amore. La manifestazione in scena a maggio anche a Leopoli, in Ucraina. Buonasera dal TG2000. In primo piano l'attacco russo dal cielo sull'Ucraina. I missili avrebbero sorvolato anche Romania e Moldavia, ma per Putin non sono loro gli aggressori. Fabio Bolzetta. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, attacca coloro che hanno deciso di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, hanno deciso di adottare la triste esperienza di Napoleone e Hitler. In Ucraina giornata di allarme aereo, ma gli occhi sono puntati sul giallo dei missili russi che avrebbero violato lo spazio aereo moldavo e rumeno, con due reazioni diverse, perché il Ministero della Difesa della Romania, nazione va ricordato dal 2004 nella NATO, non ha ancora dato alcuna conferma della violazione dei confini. La Moldavia invece ha confermato che un missile ha attraversato il suo spazio aereo e ha convocato l'ambasciatore russo. Ma intanto il governo moldavo, di fronte a tali e tante crisi dovute all'aggressione russa in Ucraina, si è dimesso e in queste ore Dorin Recean, segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, è stato nominato nuovo primo ministro. Vladimirovich Putin. Intanto a Mosca, il prossimo 21 febbraio, il presidente Vladimir Putin interverrà al Parlamento federale per il suo discorso alla nazione. L'ultimo risale all'aprile 2021. Per l'occasione saranno ammessi anche giornalisti stranieri. E il Cremlino ha anticipato che il discorso sarà dedicato soprattutto all'operazione speciale in Ucraina. Una data scelta non a caso perché anticipa di soli 3 giorni il primo anniversario dell'inizio della guerra avviata il 24 febbraio 2022. La Commissione europea proporrà agli Stati membri nuove sanzioni alla Russia, mentre 35 paesi chiedono il suo bando, assieme a quello della Bielorussia, dalle Olimpiadi del 2024 di Parigi. L'Italia è a fianco dell'Ucraina, non ha dubbi la Premier Meloni, che stempera i toni della polemica con l'Eliseo, pur confermando il suo giudizio sul vertice a 3 di Parigi. Augusto Cantelmi. Secondo me era politicamente sbagliato. Per cui vi prego, usciamo dal tema di c'eravate o non c'eravate nella fotografia. A me non interessa essere nella fotografia, è una cosa che non condivido. Politicamente sbagliato, non è tornata indietro dopo lo scontro con la Francia, anzi nella conferenza stampa finale del tormentato vertice europeo, Meloni ha rincarato la dose su quell'incontro a 3 parigino voluto da Macron con il cancelliere tedesco Scholz e Zelensky. Così ha sottolineato Meloni, si mina la compattezza dell'Unione. Secondo me, quando si dice che l'Europa ha una prima classe e una terza classe, vale la pena di ricordarsi del Titanic. Nella conversazione con Zelensky invece confermato il massimo sostegno all'Ucraina. Sugli altri temi del vertice europeo il Presidente del Consiglio si è detta estremamente soddisfatta, soprattutto sul capitolo immigrazione. L'immigrazione è un problema europeo e ha bisogno di una risposta europea. Questo, dal mio punto di vista, cambia moltissime cose. Per quanto riguarda le forze politiche, ultime battute di campagna elettorale per le regionali di domenica e lunedì. Nel Lazio e in Lombardia chiamati al voto circa 12 milioni di elettori. In Turchia nuove vite salvate a quasi 5 giorni dal sisma. Gravissima la situazione in Siria, dove i danni del terremoto si aggiungono a quelli del conflitto civile. Maurizio Dischino. In Turchia si piange e si aspetta in silenzio contemplando le macerie nella speranza che emergano altri sussulti di vita da salvare.
A Nurdagi, città turca vicino Iskenderun, stamani è scattato l'applauso quando i soccorritori dell'unità militare spagnola hanno estratto dalle macerie un bimbo, la sorellina e la loro mamma Leila, ancora vivi dopo 4 giorni dalla prima raffica di scosse di terremoto che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ha sconvolto Turchia e Siria, la scossa più forte di magnitudo 7.8. Nella provincia di Hatay sono state le squadre di soccorso turche a salvare una bambina di 10 anni e il suo papà. Il presidente turco Tayyip Erdogan, visitando l'area terremotata di Adıyaman, ha sottolineato che sono oltre 75.500 le persone estratte vive dalle macerie da lunedì in Turchia. Numero eccezionale che si affianca al doloroso e provvisorio bilancio dei morti arrivato a 23.300, 19.900 in Turchia, 3.400 in Siria. Purtroppo è un dato di fatto che non siamo stati in grado di rispondere velocemente come speravamo, ha ammesso oggi Erdogan. Stamani in Siria il presidente Bashar al-Assad, visitando con la moglie l'area terremotata di Aleppo, si è reso conto che è una situazione catastrofica. A chi lo ha accusato che voglia strumentalizzare l'emergenza per colpire gli avversari nella guerra civile che dura da 12 anni, Assad ha risposto che è l'Occidente che sta politicizzando la situazione del terremoto. L'ONU ha chiesto un cessate il fuoco in Siria per facilitare gli aiuti alle vittime del terremoto. E siamo al giorno del ricordo. Fino ad 11.000 i cittadini italiani uccisi nelle foibe, costretti ad emigrare, 300.000 tra istriani, giuliani e dalmati. Un dolore rimosso per il presidente Mattarella. Raffaella Frullone. Il ricordo conserva e rinnova la memoria della tragedia. Così al Quirinale il presidente della Repubblica Mattarella ha commemorato le 10.000 vittime delle foibe nel giorno del ricordo, l'esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra. Un carico di sofferenza, di dolore e di sangue, per molti anni rimosso dalla memoria collettiva e in certi casi persino negato. Come se le brutali vicende che interessarono il confine orientale italiano e le popolazioni che vi risiedevano da secoli, rappresentassero un'appendice minore e trascurabile degli eventi della fosca epoca dei totalitarismi. Ieri la cerimonia solenne al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza, la presenza del presidente del Senato La Russa, mentre oggi al Senato la testimonianza di Claudio Smareglia, che ad 1 anno e mezzo finì con la madre nel campo profughi del Silos nel Triestino. Pur essendo piccolo, ricordo il momento in cui papà fu incarcerato, per esempio, dai titini in quanto italiano, nemico del popolo, questa è stata l'accusa che gli rivolsero. E io che prendevo i sassolini da terra e gli buttavo addosso e mia mamma era terrorizzata. Secondo il ministro degli esteri italiani è necessario tenere alta la guardia contro chi nega i nostri valori, anche mantenendo vivo il ricordo delle tragedie che hanno segnato la storia italiana ed europea. È stato notificato all'europarlamentare Andrea Cozzolino in una clinica di Napoli dove è ricoverato il mandato di arresto europeo emesso dalla Procura federale belga nell'ambito del cosiddetto Qatar Gate. Siamo al maltempo, il ciclone Helios si è abbattuto sulla Sicilia orientale, scuole chiuse, strade bloccate, fermi treni, sfollati nel siracusano. Cesare Cavoni. Il mare entra dentro le case, siamo a Santa Tecla, frazione di Acireale. Sono gli effetti del maltempo che sta colpendo la Sicilia, soprattutto quella orientale. Nel Catanese, a Mineo, una grossa frana ha interessato parte del cimitero comunale, trascinando a valle loculi, cappelle, mortuari e casse funebri. Nel siracusano, il vallon Mortellaro è esondato all'altezza di Cassibile. A Marzamemi, il borgo marinaro di Pachino, una mareggiata ha allagato le strade. A Siracusa in panne il Palazzo di Giustizia. E sempre a Siracusa decine le persone sfollate condotte alla palestra a Cradina o all'assessorato alle politiche sociali, da dove vengono poi smistate in altre strutture. Le aziende agricole sono isolate perché la pioggia, che dura ormai da 36 ore, e la neve impediscono di raggiungerle a causa delle strade, soprattutto nel ragusano. Siracusa, Monica, Gela, Caltanissetta. Si segnala inoltre il fiume Ippari in piena Cosimo. E a tutto questo si aggiungono le abbondanti nevicate sull'Etna. In queste immagini un ristorante è stato praticamente ricoperto dai fiocchi di neve. Ultimo saluto oggi pomeriggio ad Alatri e a Thomas Bricca. Amici, conoscenti e familiari hanno partecipato ai funerali del 19enne ucciso la sera del 30 gennaio scorso. Federico Plotti.
Alatri si è fermata nel giorno dei funerali di Thomas Bricca, 19 anni, ucciso in un agguato con un colpo di pistola alla testa lo scorso 30 gennaio, è stato proclamato il lutto cittadino. Nel comune, in provincia di Frosinone, bandiera a mezz'asta e serrande dei negozi abbassate, centinaia le persone che hanno gremito la cattedrale di San Paolo in Civita e il sagrato per l'ultimo saluto al ragazzo. Nessuna vendetta, ma pace e serenità nel cuore dei giovani, ha chiesto il vescovo della diocesi di Anagni Alatri, Monsignor Ambrogio Spreafico. Le stesse parole urlate dal padre di Thomas tra le lacrime, poco dopo la morte del figlio. Intanto le indagini vanno avanti. Thomas è stato ucciso con un solo colpo di pistola, sparato frontalmente con un revolver. Le immagini, riprese da alcune telecamere di sicurezza, mostrerebbero il momento in cui è avvenuta l'esecuzione per mano di due uomini a bordo di uno scooter. Per ora nessuna ipotesi è stata esclusa, nemmeno quella dell'equivoco. Forse è stato ucciso perché scambiato per un'altra persona. Il primo sciopero dell'era ITA Airways potrebbe arrivare il 28 febbraio e sarebbe di 4 ore. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il mancato accordo con l'azienda e la mediazione del Ministero del Lavoro. Andiamo all'estero. Il governo del Nicaragua ha liberato ed espulso negli Stati Uniti oltre 200 prigionieri politici, tra cui 5 sacerdoti. In carcere rimane il vescovo della diocesi di Matagalpa. Paolo Fucili. Scarcerati ed espulsi in poche ore, il regime di Daniel Ortega, padre padrone del Nicaragua da ormai 16 anni, si è appena sbarazzato così di 222 dissidenti arrivati a Washington ieri, accolti da parenti e simpatizzanti come eroi. Sono attivisti, studenti, giornalisti, inclusi 5 candidati alle elezioni di 2 anni fa. Una farsa, le commentarono gli Stati Uniti, perché vinti ancora da Ortega, ma con gli sfidanti in arresto e la stampa imbavagliata. Da tempo, spiegano oggi a Washington, reclamavamo la loro liberazione, ma non abbiamo negoziato niente, ci tieni a precisare, Ortega, né chiesto di revocare le sanzioni, quelle cioè imposte a Managua dagli Stati Uniti appunto 2 anni fa. È una questione di patriottismo, non vogliamo mercenari in Nicaragua. Ortega insiste con l'ormai usuale retorica del dissenso, qualunque esso sia, tacciato di complicità con interessi stranieri. L'intento era sbarazzarsi anche di Monsignor Rolando José Alvarez, vescovo di Matagalpa, che invece preferisce il carcere all'esilio. Da ieri sono liberi, sebbene esiliati, anche i 7 collaboratori suoi arrestati con lui ad agosto dopo 2 settimane di assedio all'episcopio e appena condannati a 10 anni di galera. Stessa pena, se non più grave, da cui niente e nessuno ora salderà più il vescovo, con sentenza prevista il 15 febbraio. In Vaticano non possiamo più divorare le risorse naturali, impariamo dagli indigeni, così Papa Francesco questa mattina in udienza con il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo. Rita Salerno. La dignità e i diritti dei popoli indigeni di tutto il mondo vanno rispettati e occorre prendere esempio da loro per garantire la salvaguardia ambientale. Papa Francesco nell'udienza ai rappresentanti del 6° Forum dell'IFAD, Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, rivolge un nuovo appello in spagnolo ai governi del mondo per avviare azioni comuni a tutela della biodiversità. Il pontefice chiama in causa la crisi sociale ed ambientale senza precedenti per denunciare le ferite inferte dalle pratiche estrattive delle miniere e della deforestazione. Con la nazionale italiana di pentathlon incontrata successivamente, Bergoglio ricorda che la pratica sportiva consente di raggiungere vette impensabili grazie alla pazienza e alla perseveranza, richiamando l'impegno fisico e mentale richiesto all'atleta dalle 5 specialità che compongono il pentathlon. Di conseguenza emerge la fisionomia di un atleta poliedrico, versatile, che sviluppa vari aspetti del corpo e della mente. In questi giorni in tanti sono già entrati in farmacia e donato una confezione di medicinali da banco. La raccolta solidale del farmaco prosegue fino a domenica. Luciano Piscaglia.
Aumenta la povertà sanitaria e servono più di 1 milione di farmaci da distribuire a oltre 1.800 realtà socio-assistenziali che aiuteranno a curarsi circa 400.000 persone. È l'obiettivo della 23ª giornata di raccolta del farmaco promossa dal Banco Farmaceutico, che è in corso dallo scorso martedì 7 e si concluderà lunedì 13 febbraio. Un'iniziativa che anche quest'anno è possibile grazie a 22.000 volontari e a 18.000 farmacisti. I farmaci che riusciremo a raccogliere verranno consegnati ad un'associazione di volontari che opera in questa zona e che noi conosciamo bene. Servono soprattutto analgesici e antipiretici, antinfiammatori e sciroppi per la tosse, farmaci per i dolori articolari e muscolari. Ma certo, io vengo tutti gli anni, sono venuta proprio apposta per regalare questi farmaci. Grazie, buona giornata. La raccolta sta andando bene, sono contenta. La cosa più bella è vedere che chi dona un farmaco dona con gioia. E mi sembra che sia questo il senso del gesto, insomma. Grazie alla generosità di tanti donatori, lo scorso anno sono state raccolte quasi 480.000 confezioni di farmaci. Ed ora in Emilia-Romagna è stato realizzato a Ravenna uno dei più grandi empori della solidarietà. Ce ne parla Giorgia Bresciani. 1.800 metri quadrati per far fronte alle povertà crescenti. A Ravenna è nato l'Emporio Caritas Don Angelo Lolli, uno dei più grandi della regione. Abbiamo cercato di rispondere alle persone che vengono al centro d'ascolto, che accogliamo e che davamo un pacco precostituito, quindi eravamo noi a dare gli alimenti a queste persone, mentre venendo qui possono scegliere in libertà le cose che più vanno bene per la propria famiglia, quindi ridando dignità alle persone dove possono essere protagoniste così della propria vita. Sono state 199 le famiglie accolte dal centro d'ascolto della Caritas diocesana di Ravenna nella seconda metà del 2022 e quasi 14.000 destinatari dei pacchi viveri. Ora hanno a disposizione il market e anche uno spazio mobile e vestiti. Io voglio ringraziare la Caritas, perché a Ravenna io ci sono da tanti anni e se non ci fosse la Caritas che aiuta non so come andremo, perché abbiamo tutti lavorato nella vita, ma arriviamo a una certa età che abbiamo la pensione minima purtroppo. Un luogo che non potrebbe esistere senza il fondamentale contributo dei volontari. Ho i figli e i nipoti grandi, sono in pensione e so che ci sono tanti poveri che hanno bisogno. E così do un po' del mio tempo per loro. Ecco. Il mio lavoro consiste in quello di andare a ritirare quello che è fruibile per il magazzino Caritas e da donare alle persone che purtroppo non hanno possibilità economiche. Dal letto matrimoniale, dai letti singoli, agli armadi. E così il mio lavoro è quello di portare un po' di dignità alle persone. E ora a Sanremo, nella città ligure, in questi giorni si svolge anche un'altra rassegna canora. Parliamo del Festival della Canzone Cristiana, giunto alla sua seconda edizione. Francesco Durante. Non ha confini, ma si esaurirà. 21 artisti in gara che provengono da tutta Italia. Cantano. Le voci sono veramente interessanti, le canzoni altrettanto. Non è stato facile selezionarle con tutte le candidature che ho ricevuto. Gli stili musicali sono vari, vanno dal pop al rock, il genere ovviamente è la Christian Music, perché si parla di Dio, di nostro Signore. È cantare, lodare il Signore con il dono più grande che ci ha dato e il messaggio più potente, che non conosce né limiti né barriere, cioè la musica. Al Festival della Canzone Cristiana, che si concluderà domani a Sanremo, partecipano anche ospiti internazionali e italiani. Uno è Noel Robinson, questa superstar veramente che tutti conoscono. L'altro è Junior Robinson, ma non sono parenti. C'è anche un altro ospite italiano? Sì, c'è il ritorno a Sanremo di Alejandro Baldi, vincitore di 2 Sanremi, uno dei big e l'altro dei giovani proposti. Ecco, lui si esibirà nell'ultima giornata del festival. Io voglio sapere solamente da Federica cosa canterai. Io canterò Credere è un'ala di riserva. In cosa ti esibirai? Qual è il tuo brano? Si intitola Verbum Dei, il verbo di Dio. Questo è il brano. E che parla? È ispirato alla parola di Dio, l'importanza della parola di Dio che deve essere proclamata in qualunque modo, nel mondo.
Noi ci fermiamo qui in linea Guerra e Pace di Antonio Soviero, poi il film Gosford Park, l'informazione di TV 2000 torna domattina alle 8:27. Buona serata.